12ª giornata del campionato di eccellenza toscana girone B al Goffredo del Buffa è l'ora del derby tutto valdarnese tra Valdarno Football Club e Bucinese. I padroni di casa hanno nelle gambe soltanto 3 giorni di riposo. Mercoledì la formazione di Nardi ha recuperato la gara contro il Jolly Montemurlo rinviata per impraticabilità del campo, inanellando il 4º successo consecutivo. Un quartetto di gare corredato da 8 reti segnate e 2 subite, un ruolino di marcia davvero importante. Dall'altra parte della barricata si registra l'esordio sulla panchina della Bucinese dell'ex Porta Romana e San Giustinese Stefano Lacchi, chiamato a risollevare le sorti della compagine arancio-verde, sconfitta 2 volte nelle ultime 3 giornate di campionato e scivolata ora nelle zone calde della classifica. 3 cambi rispetto a mercoledì per Nardi, avvicendamento in porta tra Nardone e Alterini, Mannelli al posto di Meli e in avanti Mecocci lascia il posto a Betti che là davanti insieme a Mencagli firma una coppia capace di segnare 11 reti finora. Mister Stefano Lacchi per ora predilige la linea della continuità e rispetto alla sfida con la Castiglionese effettua una sola modifica scegliendo Galantini al posto di Ermanek. Direzione di gara affidata al signor Duccio Mancini della sezione di Pistoia. Primi minuti di studio, al 9° il Valdarno rompe l'impasse. Mencagli sorprende la retroguardia avversaria, battuta a rete, respinta d'istinto di Bettoni, decisivo. 6 minuti dopo il muro di maglie arancioni respinge gli assalti del Valdarno, Bigeschi si coordina bene ma Bettoni para. Minuto 21 si rinnova il duello tra Mencagli e Bettoni, altro intervento reattivo dell'estremo difensore arancio-verde. 3 minuti dopo va a terra Mencagli in area in maniera irregolare, Mancini assegna il calcio di rigore. Dagli 11 metri si presenta proprio il numero 10. Bettoni intuisce ma non basta e il Valdarno si porta in vantaggio. Momento d'oro per l'attaccante ex foiano, 7° sigillo in campionato. Sul finale del primo tempo prova a tirar fuori le unghie la Bucinese. A provarci al 43esimo è Var, poco dopo sostituito da Parigi. Ben più pericoloso è il tentativo di Adamo che dopo aver seminato avversari lungo il tragitto esplode un sinistro fuori di poco. È l'atto conclusivo del primo tempo, propositivo il Valdarno, opaca la Bucinese. Nella ripresa provano subito a colpire gli ospiti su schema da calcio piazzato, Parigi mette fuori. 10° minuto, ottimo spunto di Santa Maria sulla sinistra, nessuno però raccoglie il suo invito. Alla mezz'ora del secondo tempo, Fontana prova a sorprendere Bettoni dalla distanza, l'estremo difensore neutralizza la conclusione. A 8 dal termine, errore da film horror della Bucinese. Betti viene ipnotizzato da Bettoni e il Valdarno fallisce il colpo del KO. Agli sgoccioli della gara Bettoni controlla questa punizione dal limite di Mecocci, poi la formazione di Lacchi prova nei 5 minuti di recupero a trovare il gol del pari, ma Mancini mette fine all'incontro. 5° successo consecutivo per i ragazzi di Nardi che centrano il 7° risultato utile di fila, certificando un grande stato di forma. Continua invece il periodo negativo degli arancioverdi che perdono per la 3ª volta nelle ultime 4 partite. A Lacchi il compito di risollevare una compagine che vanta individualità di spessore, a cui manca solo la scintilla che la faccia diventare squadra. Nel dopogara le parole di Nardi e di Pavani, uno dei tanti ex della partita. La Bucinese, come comunicato prima dell'inizio del match, prosegue il suo silenzio stampa. Senti, prima di commentare la partita vorrei esprimere un saluto e un abbraccio alla famiglia Innocenti. Sauro Innocenti ha perso il padre, che è un dirigente del Bucine, Sauro Innocenti ha perso il padre in settimana, quindi un abbraccio pubblico alla famiglia Innocenti, perché Sauro per me è stata una figura fondamentale nella mia vita, mi ha allenato e mi ha soprattutto cresciuto umanamente parlando, quindi un abbraccio a loro. E poi giocavamo contro il Bucine, che io faccio complimenti sia a Sabatini sia a Mario Baldi perché sono riusciti a costruire una squadra veramente importante. Io sono straconvinto che riusciranno a fare un grande girone di ritorno, perché in quanto a qualità questa squadra
non ne manca, probabilmente tanti giocatori nuovi e soprattutto arrivati a scadenze diverse, quindi qualcuno avrà sicuramente saltato anche la preparazione, ma sono convinto che oggi è una grande vittoria perché abbiamo giocato contro una squadra che è una delle migliori sotto l'aspetto della qualità individuale. Mister, primo tempo su formazioni è rischiato praticamente zero, come al solito tante le occasioni, poteva essere magari anche un altro risultato, poi nel secondo tempo sempre rischiando poco, però magari forse è uscita un po' di stanchezza anche la partita di mercoledì, però siete stati bravi a rischiare poco e a concedere praticamente niente alla Bucinese, anche se ancora l'occasione di Betti poteva risparmiare gli ultimi 5 minuti di recupero con un po' di preoccupazione, però possiamo considerare una prova di maturità alla luce di quello che stiamo dicendo. Sì, sicuramente noi abbiamo speso tantissimo domenica scorsa da Diana, dove i ragazzi sono stati fantastici perché hanno fatto una grande partita e vincere a Diana non è facile. Poi abbiamo avuto il recupero mercoledì e oggi secondo me nel primo tempo i ragazzi sono stati bravissimi a creare tante occasioni, un po' per imprecisione, un po' anche per bravura di Bettoni, ha fatto 2-3 interventi importanti, non siamo riusciti a raddoppiare il primo gol. Poi nel secondo tempo ci siamo abbassati, eravamo effettivamente un po' più stanchi, però come hai detto te, credo che non abbiamo mai rischiato, ma vi ripeto, questo è semplicemente il giusto risultato che questi ragazzi si meritano, perché lo dicevo anche quando le cose andavano male, ero estremamente fiducioso perché è un gruppo splendido, e non lo dico tanto per retorica, ma è un gruppo splendido sia dal punto di vista tecnico ma soprattutto dal punto di vista umano, perché questi sono ragazzi seri, si allenano in modo seriamente, in modo serio, ogni allenamento vedo che il gruppo è sempre più compatto, anche noi eravamo una squadra completamente nuova e quindi tutte queste 6 vittorie, questo pareggio, questa striscia è veramente merito della loro grande abnegazione, non c'entra niente né l'allenatore né lo staff, è proprio un merito completamente loro. Per me, ecco, giocare contro la Bucinese quest'anno, ecco, non è mai come le altre partite, è una di quelle partite particolari che insomma ci tengo molto particolarmente e niente, è stata una partita combattuta e effettivamente loro sono una buona squadra, noi abbiamo avuto la bravura di sbloccare il risultato nel primo tempo e poi insomma di gestirlo nonostante il secondo tempo ci siamo un po' abbassati, ecco, dovuto anche magari dall'impegno infrasettimanale, però ecco sono molto contento di questa vittoria perché ci permette di allungare la nostra striscia positiva nelle ultime 6-7 partite, insomma veniamo da tanti risultati utili e quindi l'importante è quello, vincere e continuare su questa strada. Come detto, 7 risultati utili consecutivi, la squadra rischia poco, crea molto, qualche volta, come dice il mister, potrebbe essere più cinica, però un ruolino di marcia davvero importante, un momento brillante per il Valdarno questo. Sì, effettivamente stiamo attraversando un buon periodo, ecco, però questo insomma non vuol dire niente, sappiamo che nel nostro campionato possiamo salire nella parte alta della classifica e scendere nell'arco di 2 o 3 partite, quindi dobbiamo stare concentrati, cercare di vincere le partite come oggi pur soffrendo e guardare passo passo insomma, la classifica per poi arrivare a maggio nella miglior posizione classifica migliore. Ecco. Nuova maglia quest'anno per te, anche nuove zone di campo calpestate con qualche ruolo un po' inedito. Sì, ecco, io la mia fortuna, l'ho sempre detto, quella di essere abbastanza duttile tatticamente, insomma cerco di darmi da fare in qualsiasi zona del campo dove il mister mi metta, quindi se c'è da fare il terzino faccio il terzino, se c'è da fare il centrocampista faccio il centrocampista, ecco, l'importante è che mi metta a disposizione della squadra.